delle cose che avevo letto la scorsa udienza e che avevamo letto nei verbali. Si rifà a testimoni, almeno i più importanti, ormai purtroppo scomparsi: a Calluzzo, Santa Paola Angelo, Fichera Sebastiano. E poi c'è una novità, che non è una novità. Quando parla, che poi sarebbero rimasti delusi costoro dal mio non farmi più ritrovare o vedere, quando gli si chiede, ma in passato, per non essere delusi dopo, cosa hanno ottenuto? Nulla di niente di niente, perché lui racconta sempre pontili al porto, ristoranti all'interporto, bar nel porto, nell'interporto, eccetera, ma l'unica cosa invece che sicuramente è stata affidata in gestione a qualcuno, che lui sostiene essere stata, ha poi citato altre persone che io ritengo i nostri avvocati valuteranno se è il caso di sentire, per confermare o per smentire radicalmente e anche qua demolire questo cumulo di sciocchezze di cui il collaboratore oggi ci ha graziato. Presidente, il PGL pagava bene, pare. Questo e lei no? Né soldi, né favori, né affari, né niente di niente. Quindi, come dire, si consolida l'idea di questa mafia benefattrice dei poveri e dei diseredati. E delle sue presunte pretese invece di posti di lavoro di cui raccontava. Anche qua, gli abbiamo chiesto, per la verità, siccome è stato in questa cooperativa sulla quale l'influenza dei politici era forte, un solo nome che mi riguardi personalmente non l'ha saputo fare.